Buonasera, Buonasera a Graziella. tutti. Guarda che meraviglia! Ma è già Natale? Il cenone di Natale? Il cenone di Natale vi proponiamo stasera con questo titolo qui sopra, Le cose buone di casa nostra. E qui di cose buone ce ne sono, eh? Mamma mia, veramente. Abbiamo una carrellata incredibile da far venire l'acquolina alle 10:30 di sera, vero? Sì. Allora, presentiamo i nostri ospiti con cui parleremo proprio dell'alimentare, di ciò che di buono si beve anche in Italia. Politici e imprenditori. Allora, salutiamo subito Angelo Ciocca, eurodeputato della Lega. Buonasera. Buonasera. E poi Paolo Cova del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori, grazie. E poi buonasera anche a Guglielmo Villani, sindaco di Ozzero. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Buonasera. Senta Ciocca, visto che c'è di tutto tranne i cioccolatini, perché sappiamo che com'è andata quella faccenda del cioccolatino turco, qui oggi solo made in Italy. Partiamo benissimo, qui siamo nel posto giusto e con le cose giuste, con le cose buone. A Bruxelles purtroppo eravamo nel posto sbagliato con il prodotto sbagliato, nel senso che una settimana prima dei bombardamenti in Siria contro il popolo curdo, i turchi avevano deciso di chiedere al Parlamento europeo di riaprire i negoziati per far entrare la Turchia in Europa. A seguito di questa richiesta hanno dispensato cioccolato turco ai deputati e una settimana dopo è iniziato il bombardamento. E quindi io mi sono permesso di dire al Parlamento europeo che dovevamo, come gesto forte di rifiuto a questo atteggiamento turco, soprattutto contro questa guerra, rifiutare quel cioccolato turco restituendolo al mittente con le mani sporche di sangue per i motivi purtroppo noti che conoscete. E alla fine qual è l'effetto che si è determinato? Che l'unica decisione che il Parlamento ha preso sulla guerra turca in Siria è 5 giorni di sospensione del sottoscritto perché ha detto no alla Turchia in Europa e perché ha gettato a terra questo cioccolato turco. Basta, l'importante è che stasera non ci getti a terra straordinari. Assolutamente no, anzi, con piacere mi auguro di poter parlare con chi con maestria, storia, passione e soprattutto tanti sacrifici rappresenta il nostro sistema agroalimentare nel mondo. Che qualcuno cerca di contraffare, qualcuno cerca di rubarci, qualcuno cerca di metterli in difficoltà, ma grazie al loro essere eroi, quindi abbiamo alcuni di eroi, ma fortunatamente l'Italia è piena di tanti eroi del nostro sistema agroalimentare. È vero. E qui insomma parla da solo, non serve aggiungere nulla, tante imprese. Basta questo... una telecamera e un buon palato per... Esatto, soprattutto il buon palato, poi qui sfideremo anche chi ci vede da casa appunto a dare una valutazione di tutto ciò che vede, di questo parleremo appunto anche con l'onorevole Cova e il sindaco Villani. Vi presento anche gli imprenditori che sono con noi stasera, parto da Gianluca Arioli, imprenditore. Che cosa fa Arioli? Intanto buonasera. Sì, buonasera a tutti. Beh, noi innanzitutto produciamo gorgonzola, la nostra azienda è nata all'inizio dell'Ottocento, io sono la sesta generazione. Però. E praticamente diciamo che è sempre stata ubicata prettamente in Lombardia. Quest'anno abbiamo investito e abbiamo diciamo, fatto un nuovo stabilimento dove ci insedieremo a breve. Cosa vi posso dire? Una produciamo... lavorazione a mano, sì, noi... vedo dalle immagini. Sì. Il nostro fiore all'occhiello è appunto il gorgonzola e viene fatto prettamente a mano. E anche nel nuovo stabilimento la lavorazione sarà identica a quella che c'è attualmente, perché ci teniamo a distinguerci. Vogliamo proprio dare al consumatore, far vedere al consumatore che lavoriamo ancora come una volta. Senta, ma il suo gorgonzola rimane in Italia o lo portate anche all'estero? No, nel 2009 è stato alla cena degli Oscar a Los Angeles, quindi ecco, diciamo quindi ci possiamo vantare l'unico formaggio italiano ad essere stato alla notte degli Oscar. Però vediamo se cioè, con i dazi potrà tornarci Oscar, poi. Possiamo dire che abbiamo anche preso l'Oscar. Esatto. E una piada simbolico. L'Oscar del palato. L'Oscar del palato. Cioè. E poi vediamo una piada da Oscar, ne abbiamo qui grande dimostrazione sul nostro bancone, abbiamo il pirata della piada, il nostro Raffaele Catanaro. Buonasera Raffaele Catanaro, benvenuto. Buonasera a voi. Ci vuole raccontare qualcosa? Perché il pirata della piada? Allora, il pirata della piada perché... Allora, l'ispirazione del nome si rivolge alla storia di Marco Pantani
Io sono stato un grandissimo fan di Marco Pantani e abbiamo deciso come ci chiamiamo e ho detto, i suoi genitori avevano una piadineria storica a Cesenatico e abbiamo detto il pirata della piada era il suo soprannome e abbiamo dato questo connubio tra Romagna e sport, insomma, e abbiamo deciso di chiamarci il pirata della piada. Senta, ma ci dica una cosa, di tutte queste bellezze che ci ha portato, sì, qual è la sua preferita? Ce ne racconti una, poi con Graziella lo faremo provare a tutti. Allora, la cosa carina delle nostre piade sono che gli impasti sono un po' particolari e dunque non è soltanto la classica piada, ma abbiamo gli spinaci, che è una tra le mie preferite, più che altro perché colorate, buona e saporita, alle olivetta giasche, integrale, sfruttando poi tutti i vari grani della zona della Lombardia. Nel caso noi prendiamo le farine dal mulino Bava, che è un mulino che macina ancora anticamente ad Abiete Grasso, e poi alcune altre farine biologiche sempre del nord Italia, precisamente dal Piemonte, certificate biologiche. Quindi dal Canada non arrivano le farine, no, per dal fare Canada, la vostra? Non acquistiamo la mitica farina di Camut. Ecco. Ciò che ha scatenato. Oggi, a proposito di eccellenze, Graziella, abbiamo anche, ve lo presento volentieri, Luisito Perazzo, responsabile concorso e didattica di AIS Lombardia. Buonasera Perazzo, buonasera. Ben arrivato. Buonasera a voi. Intanto, che cos'è AIS e che cosa fa? Ho dato già una bella indicazione, certo, un bel aiuto. Beh, l'Associazione Italiana Sommelier, l'AIS, è quella più importante, più storica associazione di sommelier che si occupa di vino, ovviamente, sul territorio nazionale. Sono circa 40.000 associati, ha poco più di 40 anni di storia. E ovviamente l'obiettivo principale è quello di divulgare la conoscenza, la cultura e ovviamente la degustazione del vino, no? Oltre che all'abbinamento con dei prodotti gastronomici di eccellenza. Quindi quello, sì, che fate va a valorizzare il prodotto che gli artigiani e chi si occupa di trasformazione propone, appunto. Assolutamente sì, perché il sommelier, diciamo così, come figura professionale è un po' una sorta di veicolo, un po' di trade union tra quello che è l'imprenditore, l'artigiano che fa il prodotto e il consumatore finale. Quindi noi dobbiamo avere la giusta preparazione, la giusta umiltà anche, no? Giusta approccio, dico io, per poter esaltare il prodotto che ha fatto l'artigiano e poter al tempo stesso dare piacevolezza, diciamo così, al consumatore finale. Vedremo poi come abbinare, esatto, i vini che abbiamo con tutte queste delizie. Esatto. E mentre presentiamo il nostro avvocato, Claudio Venghi, buonasera avvocato, benvenuto. Buonasera a tutti, buonasera. Non poteva perdersela questa puntata, dica la questa verità. Questa no, me ne potevo perdere altre, ma questa no. Questa esatto. Senta, avvocato, io intanto con Graziella servo gli ospiti di queste meravigliose bontà che abbiamo qui, ma ci faccio una panoramica del momento, insomma, attuale che sta attraversando l'agroalimentare italiano. Sì, allora, il sistema agroalimentare, come è stato detto giustamente anche dall'onorevole Ciocca, è un fiore all'occhiello dell'Italia, è il nodo su cui si sviluppa una gran parte dell'economia italiana, soprattutto all'estero, soprattutto come marchio Made in Italy, soprattutto sui generi appunto di qualità, di buona salute ed eccezionali dal punto di vista del lavoro e della quantità e della qualità. Allora, da questo punto di vista è chiaro che il momento è delicato perché abbiamo da un lato i dazi che impongono non solo negli Stati Uniti ma anche rispetto ad altri paesi un rallentamento dell'export. Dall'altro lato abbiamo il sistema di tassazione italiana che è sempre complicato, è sempre elevato rispetto soprattutto alle piccole e medie imprese. Abbiamo un problema appunto di esportazione, abbiamo un problema di livello qualitativo normativo a livello europeo, cioè il tema della tutela del Made in Italy in Europa è ancora debole dal nostro punto di vista, cioè non c'è ancora una difesa importante del Made in Italy agroalimentare rispetto ai meccanismi dell'Unione Europea. Allora lì bisogna lavorare, lì è necessario che il governo italiano e l'Unione Europea riescano a fare un salto di qualità, perché per noi è vitale l'aspetto della tutela del Made in Italy, della tutela della produzione di questi prodotti nell'ambito del quadro dell'economia globale. Stiamo lavorando su quello anche le associazioni di categoria, ma è chiaro che è necessaria la sponda politica ai massimi livelli. Chiaro, infatti abbiamo sentito prima Ciocca e ora chiederemo a Cova, dato che ha già addentato una tigella e quindi può, sì, parlare liberamente, di commentarci questi dati. Ora ve li faccio vedere ad approfondimento di quello che della panoramica che ci ha fatto l'avvocato Venghi. Eccolo qua, il settore agroalimentare italiano conta 89.000 imprese artigiane occupate tutti i giorni appunto in questo comparto che tirano su la Claire, lavorano e danno lavoro ai dipendenti e anche a tutta la filiera. In particolare ci siamo
concentrati, avendo qui Arioli stasera, sul settore lattiero caseario, anche perché è quello più colpito dai dazi americani verso l'Italia. Quante imprese ci sono appunto in questo comparto in Italia? Sono 1900 le imprese artigiane e offrono 275 formaggi che sono DOP o IGP, quindi 275 eccellenze nate dalle caratteristiche della nostra Italia. Terza grafica va a guardare più nello specifico l'export italiano degli ultimi 12 mesi di tutto il settore lattiero caseario, quindi formaggi, burro, yogurt. Solo negli ultimi 12 mesi sono andati fuori dai nostri confini italiani prodotti per 312.000 euro. Come vedete, l'ho sottolineato, è record europeo perché appunto siamo, per quanto riguarda questo settore, il primo paese esportatore in Europa. Dunque, il leader dell'export per quanto riguarda l'Italia, quali regioni sono qui oggi ben rappresentate? L'Emilia-Romagna con 115 milioni di euro, in seconda posizione sul secondo gradino del podio la Lombardia con 63 milioni e la Sardegna con 62 milioni di euro. Allora, una slide è molto interessante, la prossima. Ci racconta come è andato l'export verso gli Stati Uniti nel primo semestre del 2019, quando ancora di questa questione dei dazi non se ne parlava. Food made in Italy verso gli Stati Uniti più 12,9%. La domanda è cresciuta in maniera importante e soprattutto stava crescendo in maniera ancora più importante del 22,1% l'export dei prodotti lattiero-caseari. Abbiamo sentito appunto Arioli che ci parlava del suo gorgonzola agli Oscar. Qual è il rischio dei dazi imposti dagli Stati Uniti sui nostri prodotti? Eccolo qui, perdite stimate per 1 miliardo di euro. L'elaborazione è dell'ufficio studi di Confartigianato, quindi di chi rappresenta la piccola e la media impresa. Quali sono le richieste che vengono fatte dagli artigiani e dalle associazioni di categoria che ci citava anche l'avvocato Venghi prima? Interventi anche temporanei per favorire la penetrazione in mercati alternativi, in nuovi mercati, e poi contrastare l'Italian sounding. Che è quel fenomeno, quella strategia di marketing utilizzata scimmiottando un po' i nomi dei nostri prodotti. È vero, è particolarmente odiosa in questo senso. La copiatura dei prodotti. La copiatura, per intenderci. Tentativo, di una copiatura. Esatto. Tentativo. Cova. Perché poi... Come ci commenta, sì, insomma, questa situazione? Ma il primo attuale commento è che i dazi sono una stupidata, per cui mi immagino che la politica, almeno italiana, non chieda mai di mettere i dazi. Per cui siamo una forza dove sull'agroalimentare patisce, e se noi siamo quelli che promuovono i dazi, li subiremo, e lo stiamo vedendo adesso se qualcuno li mette nei nostri confronti. Io credo che la considerazione che bisogna fare immediatamente è comunque quella di trovare veramente altri paesi dove penetrare. Noi abbiamo una grossa esportazione ancora, e la maggior parte avviene a livello del mercato europeo. In questi anni siamo passati da 27 miliardi di esportazione dell'agroalimentare a 40-41 nel 2017. Questo è avvenuto per la maggior parte all'interno della Comunità Europea. Bisogna fare degli interventi su piattaforme in altri paesi. Non è l'America, probabilmente bisogna andare a interessare anche altri paesi del Nord America, il Canada, cercare di entrare. Noi abbiamo detto no al CETA, cioè qualcuno ha detto no al CETA. Forse probabilmente è un mercato che ci può interessare e sul quale bisogna andare a lavorare. Allora, promuovere piattaforme o accordi commerciali con alcune grosse catene di distribuzione ci può avvantaggiare. Dall'altro lato, il contrasto dall'Italian sounding comunque parte dall'Italia. Cioè, esistono tantissimi marchi smarchiati, come vengono detti, o bianchi, che sono quelli che fanno la concorrenza peggiore ai prodotti originari. Mm-mm. E vengono fatti in Italia. Perché se da un caseificio esce il parmigiano reggiano e dallo stesso caseificio esce il parmigiano reggiano senza marchio, è la maggior concorrenza, sono uguali, ma non hanno il marchio. Allora il contrasto deve avvenire già dall'Italia. E poi la protezione deve essere però fatta anche infatti i ciocca, consorzi, anche lato Europa. Alcuni di questi consorzi si stanno attivando per far sì che nelle filiere e nei caseifici dove viene fatto il prodotto
DOP non possa essere prodotto un prodotto smarchiato. Io questo credo che sia il primo passo, perché se noi vogliamo tutelare i nostri prodotti DOP e di qualità, dobbiamo evitare e far sì che non avvenga questa concorrenza italiana. Okay, poi c'è però, tutto l'accordo poi commerciale fuori, perché estero. Perché non nascondiamoci dietro un dito, sì. C'è ed è molto rilevante. Sì. Quando noi dobbiamo andare a fare anche degli accordi commerciali con i paesi esteri per far sì che i nostri prodotti siano tutelati. Se non facciamo gli accordi commerciali e non facciamo degli accordi legali, i nostri prodotti vengono copiati e chi va a tutelarli? Ma se noi finiamo trascinati in dei dazi che non ci riguardano fondamentalmente, quando si è insediato questo governo abbiamo detto l'Europa avrà una mano più morbida nei nostri confronti, eppure poi veniamo trascinati in situazioni come quella dei dazi. Beh, questo è l'America, questo l'ha deciso Trump. Certo. Qualcun altro in Italia vuole mettere i dazi. Farci valere. Allora, posso dire due cose importanti, cioè nessuno vuol mettere i dazi purché si rispettino le regole che le nostre aziende sono obbligate a rispettare, perché questo è il tema. Le imprese hanno dei costi in Italia, altre imprese usano i nostri mercati con dei costi diversi. Questa si chiama concorrenza sleale. Quindi non servono i dazi. Cosa siete lì a fare, Ciocca? Serve il rispetto delle regole. No? È molto semplice, è chiaro che oggi diventa fondamentale intanto che non si possa vendere un prodotto con la bandiera italiana se non ha nulla di italiano. Quindi quando si dice Made in Italy non vuole dire che l'uovo della gallina cade a terra in Polonia, lo raccolgo in Polonia, lo porto in Italia, lo pulisco, lo confeziono e Made in Italy. Quello di Made in Italy non c'è nulla. Quindi è fondamentale che si inizi a capire che il Made in Italy vuol dire Born in Italy, cioè nato in Italia, quindi con prodotti, farine. La piada che si diceva prima non ha la farina canadese, ha la farina italiana. Chiaro. Poi viene fatto con prodotti nati in Italia e questo è fondamentale. Il latte utilizzato per lo Zola è latte italiano, non è latte in polvere francese. Arioli, e se no c'è concorrenza sleale dove i nostri imprenditori hanno dei costi per produrre e altri ne hanno altri. Poi io vi dico la verità, quando sento che un accordo è vantaggioso con un altro paese, io lo baso sempre sui numeri. L'Europa è un mercato di 500 milioni di abitanti, 500 milioni. Il Canada ha 36 milioni di abitanti, cioè più piccolo dell'Italia. Come si può dire che è vantaggioso per un'Europa fare l'accordo con un paese che è metà del popolo italiano? Dov'è il vantaggio? È chiaro che qualcuno userà il Canada per invaderci con dei prodotti e questo è lo svantaggio di questi accordi. Vorrei sentire però Villani, perché nel suo territorio ci sono proprio prodotti born in Italy. Ecco, a proposito di questo, consentitemi un minimo di orgoglio, perché come amministratore locale avere un'azienda come Arioli sul territorio e poi anche un'azienda a Rosate che produce peraltro piadine con farine prodotte da abiete grasso è sicuramente un orgoglio per chi rappresenta questo territorio. Pensate che Arioli il proprio latte lo va ad acquistare a qualche chilometro di distanza dal proprio caseificio, quindi parliamo di un prodotto artigianale quasi prodotto con materie prime a chilometri zero, quindi è questo il grosso valore aggiunto delle nostre aziende. Cosa piacerebbe a me? A me piacerebbe che i prodotti del nostro territorio restassero sul nostro territorio e non dovessero per forza approdare a lidi più lontani per poter far fatturare le aziende italiane. A me piacerebbe che le aziende italiane potessero fatturare sul territorio italiano, cioè potessero far sì che il proprio prodotto fosse concorrenziale all'interno del nostro paese. Cioè, è questo il sogno che più o meno le aziende produttrici stesse credo abbiano, perché quello che penalizza maggiormente loro è sicuramente, e ne abbiamo parlato prima, è il costo del lavoro. Cioè effettivamente l'agroalimentare soffre tantissimo le produzioni estere a costi inferiori. È vero. Concorrenza sleale, parlando di farina,
è inutile dirlo che la farina che arriva dai paesi dell'est costa meno rispetto alla farina prodotta in Italia. Ma com'è? Il consumatore finale se ne accorge subito, poi quando metti in bocca una cosa del genere ti rendi conto. Il consumatore accorto sì, il consumatore da supermercato naturalmente in un periodo storico in cui purtroppo il prezzo fa la differenza spesso e volentieri, si appoggia spesso e volentieri a prodotti che nonostante visivamente possano sembrare uguali, ma nella sostanza, nel contenuto, poi sono realizzati con prodotti non del nostro territorio che arrivano dall'estero. Arioli, è una questione di qualità e anche di sicurezza. Voi sapete come producete il vostro gorgonzola, i vostri formaggi e tutte le fasi della lavorazione, le conoscete bene? Beh, sì, sicuramente. Noi siamo molto attenti a tutta la linea di produzione. E a tal proposito dico, infatti, sui formaggi che arrivano dall'estero, che potrebbero essere anche copiati da noi, cioè che ci copiano in poche parole, quando il consumatore va ad assaggiare un prodotto che è simile al nostro e non gli piace, poi per un po' di tempo non andrà più a prendere quel prodotto e quindi danneggia... Anche quello originale, vedi? Certo, eh sì, perché danneggia poi l'economia, perché alla fine... Se tu assaggi qualcosa che non ti piace, difficilmente poi immediatamente vai a ricercarlo ancora. Aspetti un po' di tempo e magari quelle 2 settimane creano uno scompenso finanziario notevole per le nostre aziende. Quindi assolutamente bisogna tutelare il prodotto italiano e io spero che le nostre amministrazioni capiscano queste cose e nel breve riescano in qualche modo a sopportarci agli sforzi che noi facciamo tutti i giorni. Quale parte dei suoi prodotti, in quale percentuale i suoi prodotti escono dai confini italiani e quanto invece, come ci diceva Villani, restano nel mercato interno? Bene, noi ad oggi produciamo esclusivamente per l'Italia. Naturalmente con l'apporto del nuovo stabilimento cercheremo di espanderci in Europa e qualcosina in America. Però diciamo che comunque il mercato italiano, se il prodotto è fatto bene, ha ancora delle richieste notevoli sui prodotti diciamo artigianali di qualità. Di alta gamma. Esatto, quindi noi cercheremo comunque di riuscire a rimanere in Italia e servire gli italiani al meglio, diciamo. Bravissimo, con un prodotto eccellente. Catanaro, che cosa vi aspettate, dato che ha qui davanti uno schieramento di politici, anche di ovviamente partiti differenti, a tutela di quello che fate? Ma guardi, la mia attività poi è proprio una microimpresa. Dunque, allora, alcuni governi precedenti hanno fatto qualcosa per le nuove imprese a regime forfettario. Io attualmente sono a regime forfettario. Alcuni governi hanno aiutato già un pochino la nascita di queste microimprese che poi magari si sviluppano un pochino. Quello che chiedo, un po' come diceva il signor Arioli, è veramente la tutela del Made in Italy, perché è molto importante. Io dico sempre anche ai miei dipendenti, alle mie ragazze che vendono il prodotto, voi avete una grandissima fortuna, sapete quello che vendete. E questa è una cosa importante, sapete da dove arriva la farina, sapete quali sono i prodotti che noi utilizziamo per fare il nostro... E è una cosa che poi lo vai a raccontare al cliente e il cliente ha piacere di sentire questo. È un valore. È un valore, ragazzi, è un valore aggiunto, assolutamente, assolutamente. Perazzo, il racconto del prodotto è un elemento fondamentale del vostro lavoro. Come li raccontate i vini italiani? Beh, con grande passione sicuramente, con grande convinzione sicuramente, però è chiaro che la conoscenza approfondita di tutto quello che è il territorio nazionale bisogna poi perseguirla. L'Italia, diciamo così, sotto questo aspetto ci offre maggior facilità in questo senso, perché tutte e 20 le regioni hanno altissima vocazione vitivinicola, non esiste una zona dove non ci sia un vino di qualità. Diciamo che nel recente passato, magari per motivi di tipo, diciamo così, culturale, o per mentalità, magari mi riferisco soprattutto al centro-sud in particolare, magari i vini si producevano prevalentemente più per quantità e non per qualità, per poter poi fornire quei mercati che avevano bisogno di tagliare i vini con mosti più alcolici, eccetera, eccetera. Fortunatamente le cose sono cambiate, stanno cambiando, anche perché c'è maggior sensibilità da parte del consumatore, maggiore informazione, maggior attività, diciamo così, in questo senso, e oggi c'è un'esaltazione, un ripristino di quello che sono, per esempio, le varietà, le uve, i vitigni italiani, e mi piace aggiungere in questo,
per quanto riguarda questo aspetto, che l'Italia non è seconda a nessun paese del mondo, anzi è il leader per produzione mondiale dal punto di vista quantitativo, produttivo, e anche per disponibilità delle varietà di uve e quindi di vini. C'è una trasversalità in questo senso da nord a sud eccezionale. Eccezionale. E a proposito di questo, torniamo dopo la pubblicità, avendo già degustato le piadine, ci mancano da degustare vini e gorgonzola. Tra qualche minuto. Il governo e niente, serve la discussione anche durante la pubblicità, non riusciamo più a fermarli. Stavamo svelando una cosa importante, perché nessuno l'ha mai detto, e lo diciamo qui stasera. Sul tema Ilva, che è notizia di questi giorni, c'erano due cordate, una indiana e una italiana. Sì, chi ma era il governo in quel momento ha preferito, per un 10% in più di aspetto economico, darla agli indiani e non agli italiani. Io invito tutti ogni tanto a guardare un po' la nazionalità e anche il piano industriale. Dobbiamo anche dire qualcosa di buono, il profitto immediato. Assaggiare qualcosa di buono. Allora, ciò Carioli, dovete assolutamente focalizzarvi sul Made in Italy buono, perché a noi spetta ancora, per adesso non ci sono, che io sappia, tasse ulteriori sul vino, almeno non al momento, ecco, poi ci direte voi. Però la plastica. Esatto, e questa la plastic tax. Ma perché è lui beve Tavernello, lui beve Tavernello. Come vedi, è perché non è occupato per vano, prodotti di eccellenza, prego. Non li possiamo mettere nel sacchetto di carta. Abbiamo la necessità di, a meno che non ci danno l'opportunità di convertire la produzione. Eccetera. Grazie mille. Allora, comunque Roberta, citiamo i nostri due sommelier, perché abbiamo Sara Passerini, che è responsabile dei servizi di AIS Milano, e il miglior sommelier della Lombardia qui accanto a me per il 2019, quindi ancora in carica, Fabio Scaglione. Buonasera. Buonasera. Ben arrivati entrambi. Buonasera. Allora, appunto, abbiamo servito del vino perché? Perché purtroppo ci tocca anche questa settimana parlare un po' di queste microtasse, macro problema, punto di domanda. E quindi serve un bicchiere di vino. Serve un bicchiere di vino. Addirittura l'avvocato ne ha due, questa me la dovete spiegare. Per quale ragione lui ne ha due e noi uno per uno? Questa non l'ho capita. Io ringrazio per questo servizio. Ecco, appunto. Però, Perazzo, ci racconti che cosa stiamo degustando? Tranne me, Graziella, tutti stanno degustando, ok? No, scherzo. Appunto l'abbinamento con la piadina e con il gorgonzola e il taleggio dell'Arioli. Beh, abbiamo due eccellenze italiane e nello specifico due eccellenze regionali. Qui da questa parte abbiamo un vino spumante, anzi non è giusto definirlo tale, altrimenti poi il consorzio si arrabbia. È un Franciacorta in questo caso, tra l'altro è la denominazione più rappresentativa in regione ed è stato il primo spumante italiano secondo il metodo antico. Non diciamo secondo il metro francese, perché poi in realtà abbiamo scoperto che noi italiani abbiamo cominciato prima. Okay. Poi ci siamo dimenticati di brevettarli quel metodo. E quindi, come spesso accade, insomma. Aia. Ed è stato il primo, dicevo, ad essere insignito della denominazione di origine controllata e garantita. Quindi, secondo la legislazione vigente, diciamo così, la categoria più importante in termini di qualità. Ovviamente utilizza uve sia autoctone sia alloctone, però è giunto anche il momento di, come dire, sdoganare anche questo tipo di aspetto, perché le uve, nel momento in cui sono coltivate da secoli in un territorio, acquisiscono quello che si chiamano l'habitat esattamente del territorio, quindi diventano del territorio stesso. Un orgoglio lombardo. Orgoglio lombardo, esattamente. Ovviamente in questo caso qua è un millesimato, è una vendemmia 2013, è un vino che prevede un periodo di affinamento in bottiglia, nel caso specifico sono circa 4 anni, affinché si effettui una rifermentazione. Questo si fa per poter poi sviluppare le bollicine. Perfetto. Okay. Poi alla fine abbiamo un prodotto che ha note di fragranza, di crosta di pane, note di lievito sicuramente, ed è, per quanto riguarda gli abbinamenti, dal punto di vista gastronomico, la bollicina per definizione rappresenta un po' la trasversalità dell'abbinamento, va bene un po' dappertutto, va bene. Cioè, l'aperitivo. Ma fateci provare anche l'altro, che lì vedo che Venghi però ne ha due di bicchieri. Guarda, continua Venghi a bere imperterrito, è bello ottimo, Venghi, ottimo. Venghi, le ricordo che poi deve tornare in macchina, quindi piano col vino, perché poi sennò qua la patente. Allora, vogliamo fare assaggiare i nostri ospiti anche il secondo vino. E qui che abbinamento avete pensato, Perazzo? Oggi puntata da grandi intenditori. Allora, se parliamo di bollicine un po' tutto, per quanto riguarda il vino bianco fermo,
è un vino bianco dell'Oltrepò Pavese, quindi un comprensorio viticolo esteso, altamente produttivo in questo senso. Probabilmente fino ad oggi, diciamo, non ha saputo trasferire correttamente il messaggio dal punto di vista commerciale, però grande potenzialità, non c'è dubbio. Nello specifico è un Riesling, o è un vitigno piuttosto, diciamo così, produttivo, che detiene una grandissima acidità, note minerali soprattutto, che va benissimo per esempio con i formaggi con note lattiche, burrose, taleggio, piuttosto che una crescenza, molto molto bene, o con delle piatine che sono, come si dice, condite con degli ingredienti non troppo succulenti. Questo è questo. Ok, chiarissimo. Ora li proviamo tutti, riportiamo il bianco, proviamo il rosso. Intanto però una cosa ve la volevo fare vedere, mentre i nostri ospiti brindano, perché qui c'è poco da brindare. Le nostre produzioni. Esatto. Mentre brindiamo con l'avvocato Venghi e con tutto lo studio. Allora, attenzione, mentre brindiamo con l'avvocato Venghi, che ha già praticamente finito, ha dato fondo alla bottiglia e tutto lo studio alla Plastic Tax, vi vorrei fare vedere, guardate, le piadine del nostro Catanaro, perché sono prodotte iper made in Italy e ovviamente sono confezionate all'interno di questi sacchetti che sono di plastica, sì. Catanaro. Sì. Potete fare qualcosa di alternativo? O no? Cioè, come siamo messi al momento? In questo momento, per quanto riguarda il sottovuoto, noi non abbiamo alternative per sottovuotare senza plastica, nel senso che in questo momento la miglior cosa è ancora la plastica. Non ci hanno permesso di avere delle alternative anche a livello economico sostenibili, ecco, insomma, per non aumentare di molto il nostro prodotto. Arioli, com'è per voi, per i formaggi? Qualche pellicola comunque la utilizzate? Impatterà in qualche modo o no? Non vi tocca, tutto sommato? Sì, no, non tantissimo, diciamo nella porzionatura sì, nella porzionatura c'è comunque la pellicola, il film che viene esteso, e quindi anche quello al momento non si può pensare a una sostituzione così imminente. Infatti, questo stavamo pensando. Venghi, Ciocca, ma si può vivere senza plastica adesso? Cioè, nel momento attuale, quando andiamo a fare la spesa, il gorgonzola porzionato è all'interno di una bella vaschettina di plastica con sopra la pellicola di plastica. Che ci mettiamo? Esatto, che famo? Allora, due considerazioni importanti. La prima, bisogna essere realisti, e fortunatamente in questi anni noi sulla differenziata siamo cresciuti molto, e quindi non dobbiamo buttare a mare tutta quell'attenzione. L'altro elemento, che è quello che mi preoccupa, è che se noi a quella piadina o a questo formaggio aggiungiamo una tassa, loro ovviamente sono costretti, non avendo grandi profitti, a scaricare quel costo sul consumatore. E il consumatore si troverà poi a scegliere tra un prodotto sicuramente di qualità, ma con un costo aggiuntivo, e un prodotto che invece arriva da fuori Italia, che la tassa sulla plastica non ce l'ha. Perché a me va benissimo mettere una regola, se possiamo migliorarci va bene, però nel mercato deve essere rispettata da tutti. Cioè, nel mercato italiano vogliamo dire che le nostre imprese devono ridurre la plastica, mi va bene, ma anche per coloro che vengono a vendere in Italia, perché altrimenti c'è una concorrenza sleale. Torniamo sempre. Dopodiché io dico questo, occhio, perché l'abbiamo già vista questo meccanismo che penalizziamo le imprese italiane, che effetto crea? Crea la delocalizzazione delle produzioni. E quando una produzione è stata delocalizzata dalla Lombardia al Vietnam, cose che sono capitate, abbiamo avuto due danni. Abbiamo perso produzione, abbiamo perso economia, ma soprattutto abbiamo inquinato di più, perché in questi anni, dopo aver perso fior fior di produzioni, l'inquinamento a livello mondiale è aumentato. Questa è l'assurdità delle politiche anche europee. Abbiamo speso un pacco di soldi per migliorare giustamente l'ambiente, abbiamo messo una serie di regole sulle imprese, e purtroppo l'inquinamento a livello mondiale è aumentato. Perché se perdi una produzione, che oggi discutiamo della pellicola, ma pensate, sì, questo prodotto fatto in Cina, non sarebbe la pellicola il problema dell'inquinamento, ci sarebbero ben altri inquinamenti che vanno ben oltre quella pellicola. Quindi allora è per quello che non dobbiamo perdere le produzioni. Avete scelto di applicare questa chiamata microtassa, questa fantomatica plastic tax. Ma prima bisogna avere un dato di realtà, che fino a che non viene approvata la legge non sappiamo che cosa succede. Ok, però l'avete scritta voi, al suo governo. Continua a ricomparire nelle varie versioni. Ora possiamo dire che questo arriverà dopo. Allora, che è stata raccontata e qualcuno lo dica è un conto. Come viene approvata la legge è un altro.
quella spedizione bisogna, non c'è. Prevede la sassa sulla c'è, plastica. Ce lo dica lei, cioè, esclusivo per la Lombardia. Ciocca, sei abbastanza intelligente da sapere che le leggi sono quelle approvate dal Parlamento, non quelle che dici tu in televisione. Quella spedita in Europa, no? La legge il Consiglio dei Ministri, scusami, non prendiamo in giro questa guerra. Il Consiglio dei Ministri ha approvato. Sai che il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che prevede la tassa sulla plastica. Se poi tu mi dici qui in diretta che voi farete di tutto e toglierete questa tassa ingiusta, io ti dico chapeau, va benissimo. Prendiamo, benvenga, tanto siamo stasera pronti. Uno può benissimo modificare la legge dando delle priorità. Ad esempio, chi usa troppo in ballo? Perché io tasso chi usa più di, non la pellicola. Cioè bisogna vedere come viene applicata e come viene votata la legge. Certo, per cui, ma c'è anche chi non ha alternativa. Quelle considerazioni come ci ha spiegato che sono state Catalano. Fatte adesso è il regno della favola. Quando sarà applicata vedremo. I sacchetti che costavano un centesimo, li abbiamo criticati tutti, però poi dopo ha instaurato un meccanismo virtuoso perché le persone hanno cambiato le abitudini. È andata in senso positivo, sì. È costato un centesimo il sacchetto di plastica biodegradabile, ma questo ha cambiato i consumi. Io dico che è stata una cosa positiva, eppure qualcuno l'ha criticata e ci ha fatto la campagna elettorale, ha vinto anche le elezioni. Però i cittadini, aspettiamo, però gli imprenditori stanno già iniziando a dismettere investimenti perché ma io vorrei chiedere al signor Arioli se il prodotto suo DOP lo possono fare in Vietnam. Beh, ma lo possono fare o no? Lo dica all'onorevole Ciocca. Non lo possono fare. Lo possono fare? Quindi no. Faccio una domanda. Se Arioli avrà una tassa in più, lei sarà costretto a mettere qualcosa in più. Questo qualcosa in più sul prodotto le fa perdere un po' di mercato? È certo che sì. E quindi qualche dipendente lo mettiamo a rischio? Certo. Ma io sono, questa è la follia, no? Io sono anche dell'idea che le aziende che investono sul migliorare la qualità ambientale debbano essere premiate. Forse la politica deve fare quello. Forse per questo. Probabilmente dire, tu hai fatto dei processi virtuosi, non usi più la plastica, io ti premio. Allora, gli incentivi diamoli a loro, caro avvocato Venghi, qua per ora è Ciocca, se usi la plastica un attimo tutti quanti Ciocca, Cova, vi prego, solo una parola sulla legge, su questa tassa e sulla legge di bilancio. Hanno ragione entrambi, nel senso che per chiarezza la tassa è prevista nella proposta approvata dal Consiglio dei Ministri ed inviata a Bruxelles, quindi è prevista nello schema di legge di bilancio. Eccola. Dopodiché ha ragione anche Cova quando si dice la legge di bilancio verrà approvata entro il 31/12/2019, quindi in questo lasso di tempo c'è la possibilità di, con emendamenti, con modifiche, eccetera, di eliminarla, di toglierla o di rimodularla. Quindi finché non avremo il testo definitivo approvato della legge di bilancio non sapremo che portata avrà questa tassa, però sicuramente è prevista nello schema approvato dal Consiglio dei Ministri e inviato a Bruxelles. Esatto. Allora vorrei far commentare a Villani questi numeri che ci raccontano un po' la situazione e lo stato dei fatti attuali. Eccolo qui. Prima grafica, vediamo la crescita prevista per l'Eurozona e per l'Italia in questo 2020 che ormai è alle porte. Eurozona più 1,2%, Italia più 0,4%. Sono dati di ieri, stavano sul Sole 24 Ore e su tutti i giornali in questi giorni. In un'Italia quindi che cresce poco, meno anche degli altri paesi europei, c'è questa plastic tax che abbiamo visto, mettiamo questo punto, è un euro ogni chilogrammo di appunto plastica per il monouso prodotta, nel 2020 porterà introiti per 1 miliardo di euro, nel 2021 1,7 miliardi, e qui la domanda sorge naturale, è vero che la plastic tax sarà introdotta da aprile o forse da giugno, questo poi ce lo dirà Cova, ma com'è che se la tassa è introdotta per limitare l'utilizzo della plastica, poi sono previsti degli introiti a crescere, e questo appunto poi vorrò sentire loro. Ci sarà anche la sugar tax, eccolo qui, 233 milioni previsti nel 2020 e 265 per il 2021. Quali sono i correttivi allo studio? Potrebbe esserci questo credito di imposta per chi? Per gli imprenditori che decidono di riconvertire gli impianti di produzione, e potrebbe esserci questo mini bonus di 20.000 euro. Ecco qua la grafica, grazie regia. Villani. Allora, ahimè, partendo dal primo dato, credo che ormai sia un dato di fatto soprattutto per noi che viviamo le realtà del territorio. Basta fare due passi, anche non a piedi, naturalmente in macchina,
per le nostre aree industriali e si vede, quello è un dato inequivocabile, è impossibile crescere quando l'industria sta sparendo dal nostro territorio. Cioè siamo un paese che sì, ha vissuto per anni basandosi sul settore agroalimentare, ma però dal dopoguerra in poi si è sviluppato a livello industriale. Ormai l'industria sta sparendo e quindi di conseguenza se non rimpiazziamo il reddito prodotto da queste aziende, quel dato non può che scendere, non potrà mai salire. Cioè o reindustrializziamo il nostro paese, ma non è la via che stiamo percorrendo, o quel dato purtroppo non salirà mai più. Per quanto riguarda la tassa sulla plastica, guardate, riportando ancora il problema a livello locale, io vengo da un comune, sono amministratore di un comune dove la raccolta differenziata è ormai passata l'80%. Quindi meno plastica da smaltire per noi sarebbe sicuramente un valore aggiunto. Meno plastica da smaltire, prima la plastica veniva oltretutto valorizzata molto di più rispetto a quanto viene valorizzata attualmente, quindi noi se avessimo meno plastica da smaltire saremmo semplicemente contenti. Discorso diverso è per le aziende che ne fanno uso. Effettivamente la tassa può essere anche minima, ma sicuramente non è quel poco di tassa che viene applicata che spinge l'azienda ad utilizzare un altro prodotto, perché purtroppo oggi utilizzare un prodotto equivalente alla plastica, parlavamo prima con Arioli, lui potrebbe eventualmente confezionare lo Zola nel bambù. Scelta importante. Il bambù andrebbe a costare lui molto di più rispetto alla plastica, quindi cosa succede? Che Arioli, per non pagare il bambù, continua a pagare la plastica e vende il suo prodotto a un prezzo più alto. Esatto, infatti abbiamo visto quindi ritorniamo ancora al discorso iniziale. È normale che questa tassa è l'equivalente di una piccola accisa sulla benzina. Io non è che smetto di utilizzare la macchina perché mi costa un centesimo in più al litro. Continuo a utilizzarla e pago quel centesimo in più. È il problema delle tasse le cosiddette tasse etiche, che lo stesso sulle discorso quali è questo, sulla plastica sarà esattamente introiti, la stessa cosa. Sicuramente non disincentiverà il mercato di produzione della plastica. Esatto. Allora, non è torniamo che... tra un minuto dopo la pubblicità per una carrellata finale. A dopo. Dunque, una carrellata dopo questa puntata, Graziella, bella e buona, una carrellata velocissima con le priorità che ci portiamo a casa. E allora, Ciocca, come li difendiamo questi produttori italiani tartassati? Capendo che l'Europa non è un convento di suore o di frati, ogni tanto io vengo criticato perché metto troppa tenacia nella mia attività di deputato europeo, non è un convento di suore e di frati, girano grandissimi interessi economici. Ci sono oggi poche multinazionali che detengono il 50% della ricchezza mondiale e quelle multinazionali che negli anni ci hanno portato via la scarpa, i tessuti, il settore metalmeccanico vorrebbero portarci via il settore agroalimentare, perché è un settore molto proficuo, fatto però con tanti sacrifici, e la politica deve capire che oggi la globalizzazione, che vuol portare via quel poco che ci resta di lavoro vero, non di consumo, non possiamo essere un paese che consuma e basta, abbiamo bisogno di essere un paese che produce. Fortunatamente abbiamo le bellezze artistiche e storiche che ci possono aiutare a vendere il nostro sistema agroalimentare. Sintesi, ciò. E quindi dobbiamo fare in modo, per quanto mi riguarda, in Europa, e cerco di farlo in ogni momento, mi auguro che anche il governo capisca che dobbiamo difendere la passione, la storia, la maestria e i sacrifici dei nostri Cova. Eroi del esatto. sistema agroalimentare. Cova, dimostri di essere più bravo di Ciocca. Fino a dicembre possiamo sintesi ancora sperare. Ancora maggiore. Un grazie sicuramente alla produzione primaria, perché gli agricoltori e gli allevatori sono quelli che garantiscono un prodotto di qualità e mantengono la nostra storicità. Per cui io credo che sia importante dire un grazie a chi ancora lavora la terra, munge le vacche o le pecore e fa quant'altro. L'altro aspetto che secondo me diventa prioritario è sostenere, trovare veramente la possibilità di portare all'estero più prodotto. Questo garantisce un nuovo mercato e nuovi mercati ai nostri produttori e possono guadagnare quell'extra gettito che il solo mercato italiano non ha. Speriamo, ce lo auguriamo. Villani. Io vorrei che, mi piacerebbe, che le nostre aziende non fossero più oggetto, non fossero più merce da supermarket a livello europeo e internazionale, ma diventassero loro produttori da oggetti da supermarket per i nostri cittadini e per i nostri
per il nostro paese, cioè che mettessero a frutto la loro artigianalità, la loro competenza per noi, non per venderla all'estero e cedere continuamente know-how alle aziende che vengono da fuori e investono sul nostro territorio. Beh, io dico, speriamo in un prossimo futuro di avere un aiuto concreto dalle nostre istituzioni. La salvaguardia dell'agroalimentare italiana, soprattutto quella artigianale, è fondamentale per la sopravvivenza. Quindi vi chiediamo, un atto di forza, qualcosa, fateci vedere di cosa siete capaci. Catalano. Di sostenere il Made in Italy e di credere nei giovani, credere nell'attività anche come la mia, che si sono rimboccati le maniche e hanno deciso di investire nel territorio, di assumere giovani dipendenti e di svilupparsi, ecco, insomma. Insomma, loro hanno rischiato, rischiatela un po' anche voi e portate avanti, appunto, cercate di sostenere le loro attività. Con Perazzo vorrei fare però un brindisi finale a questa nostra trasmissione così particolare. Sì, il mio desiderio sarebbe di auspicare un maggior coraggio da parte dei nostri connazionali, perché pur avendo una cultura millenaria in Italia, eccetera, abbiamo detto prima produttività, varietà, eccetera, ma fondamentalmente 60 milioni di italiani non conoscono il vino. Quindi dico, abbiate più coraggio. Certo, bisogna essere aperti a tutti i mercati, a tutti i prodotti, eccetera, eccetera, però noi abbiamo un patrimonio veramente inestimabile e quindi, che diamo una mano anche agli artigiani, in questo caso vinicoli, a produrli anche meglio, insomma, no? Venghi è già pronto con il bicchiere lì da mezz'ora e vediamo il calice. È un messaggio per i consumatori interni. Ah, ecco, Venghi, per favore non si nasconda dietro un bicchiere in questo caso. Allora, noi brindiamo appunto a questa straordinaria puntata all'agroalimentare italiano. Fatelo anche voi da casa e ci vediamo dopo la pubblicità per i servizi, le rubriche. Grazie, a dopo. Allora, cara Graziella, purtroppo non c'è più niente. Abbiamo dato fondo a tutto. Esatto. Non abbiamo più gorgonzola, taleggio, piadine. Venghi, se le mangiate tutte lei, mi dica la verità. Qua. Dove le nasconde, Venghi? Mi è rimasto il sole 24 ore. Non so se... vabbè, adesso la vuole nascondere dietro la cultura, va certo. Bene. Senta, caro avvocato Venghi, passo dal food a un'altra eccellenza del Made in Italy, che è la capacità di fare scarpe, di farle e di sistemarle qualora abbiano dei problemi. Sono andata personalmente, Graziella, a trovare Gigi il calzolaio, che ha ereditato questa passione delle scarpe dal padre e ha una bellissima bottega a Rosate. Eccolo qua, Gigi. Il nostro artigiano riapre bottega e riprende l'usato mestiere. Il cuoio, i ferri, le pelli lui piega all'opera del suo sapere. A Rosat Ball, un nome dialettale per Rosat, il luogo dove siamo oggi, a cercare un calzolaio, un mestiere come quelli che si facevano una volta. Gigi, buongiorno. Buongiorno. Senta, ma allora lei è un calzolaio come quelli che c'erano una volta e non ci sono più, ma lei va avanti imperterrito. Sì, finché riesco. Ma come si è trovato a fare questo lavoro? C'era mio papà che faceva prima, no? Io da ragazzo, allora, andavo lì ad aiutarlo, incollare le suole, tirare lo spago, perché ho insegnato anche quello, no? E buona, imparavo un po' anche il mestiere intanto. E dopodiché mia mamma non ha voluto. Non ha voluto che lei continuasse. Devi andare a Milano a lavorare perché aveva paura, dopo la tua pensione. E sono andato a Milano a lavorare. Che cosa faceva? Bagni schiuma, creme, profumi di tutto, guarda, bello buono anche quello lì. Dopo in pensione e lui lavorava ancora, io sono andato abbastanza presto, 53-54 anni in pensione, e sono andato lì insieme ancora, dice, vado avanti io, dai. E così ridendo, scherzando, adesso ho 70 anni, è buona. Sono 20 anni che fa il calzolaio. Sì, e vorrei continuare ancora. E queste che vediamo qui sono davvero forme che avranno 100 anni, forse di più. Sì, 100 anni sicuro. Sì.
Ma con anche... queste si fanno le scarpe da capo, quindi non ci si limita a riparare, proprio si creano da zero. No, sì, proprio sì. Infatti, puoi vedere, questo qui è la tomaia che si metteva sopra lì. Ok. Questo, vabbè, non era sua, però rende l'idea, no? Allora si usavano mettere tutti i chiodini in giro. Ok. E vabbè, chiodini, si tirava, guarda, un lavoro di quelli... Li metteva dove si tirava, si incollavano e poi si piegavano giù e quando era tutto asciutto si tiravano via e si metteva la suola, si metteva il suo tacco. Venivano qui dal suo papà a chiederle qualcosa di speciale perché magari i piedi non hanno tutti la stessa forma, c'è chi necessita cose particolari. Chi riusciva a fargli tutti veramente, guarda, è sempre stato bravo, non perché il mio papà, però... sempre scarpe belle ma proprio veramente comode, non ha mai sbagliato, guarda. Infatti vediamo tante forme ancora appese lì che sono le sue. Sì sono le sue. Non le fanno più così le forme adesso, le fanno più strette, non so, in Cina che robe gli ha fatto il loro adesso, perché lì sono scarpe comode, queste sono tutte comode perché hanno la forma proprio del piede giusto. Ma perché secondo lei, quanti c'erano di calzolai a Rosate ai tempi del suo papà? 28 calzolai c'erano, 28. E oggi? L'ultimo dei Moicani. E lei, abbiamo scoperto l'ultimo dei Moicani. Sì, basta, perché? Perché un mestiere, non è facile farlo, perché ogni scarpa ti devi inventare la riparazione, le non facile. È un mestiere anche di esperienza. Tutti i dì un'esperienza nuova, sempre. E è anche bello perché dopo arrivano tutti i tuoi amici, se qui racconti su qualche... vabbè. È come essere in teatro qui, ogni tanto. Vorrei avere delle telecamere e riprendere perché, guarda, per essere un calzolaio, guarda, bisogna essere figli di calzolai. Se non te non hai la passione giusta per fare questo lavoro. Non è un mestiere facile questo. Per quello che magari tanti si avventurano e poi smettono subito, perché non è il suo lavoro. Non hanno respirato subito la colla da ragazzi. Ecco. Qui devi lavorare bene, perché se non fai il lavoro fatto bene, vengono indietro subito a dita. Vengono subito indietro. Allora bisogna lavorare bene. E allora bisogna mettercela tutta proprio. Avvocato, un lavoro d'altri tempi, però con passione e voglia di portarlo avanti anche dalla pensione, ho detto tutto. È l'esperienza, la maestria degli artigiani, in questo caso di un giovane, perché nello spirito di un giovane artigiano, qual è Gigi il calzolaio, che peraltro io conosco personalmente essendo di Rosate, che oltre ad essere un ottimo artigiano da questo punto di vista è anche una persona eccezionale. Spesso nei giovani artigiani e nei piccoli artigiani le due cose vanno di pari passo. È un mestiere, aggiungo e concludo, che andrebbe ancora coltivato, è importante, cioè per chi non ha la passione dello studio, per chi non ha l'attitudine a studiare, sono questi i mestieri che vanno scomparendo purtroppo, ma che hanno ancora un presente e un futuro importante in tutte le categorie artigiane, tra cui quella del calzolaio, come è il caso di Gigi il calzolaio. Senta avvocato, sa cosa mi ha colpito quando ero lì? Il fatto che appunto mentre noi giravamo il servizio continuava a entrare gente di ogni tipologia a farsi rifare il tacco, a farsi mettere a posto la borsa. Alla fine è una bottega artigiana ma diventa un luogo di chiacchiera, di conoscenza, di rapporti. Esatto, un luogo di rapporti, è un punto di riferimento anche per il paese da questo punto di vista. È molto importante la presenza di questi artigiani che oltre ad avere la loro maestria fanno da punto di aggregazione per tutti, è molto importante. Sentite, a proposito di metterci passione nel proprio lavoro, quanto è bello quando si gira una città in compagnia di un tassista che sa dirti ogni cosa della città. Andiamo a vedere... il nostro cicerone Marco Paoli. Storia di taxi. Allora, oggi abbiamo chiamato Marco Paoli per la nostra corsa in taxi perché è un'ottima guida di Milano ed eccolo qui. Ciao Marco, buongiorno. Ciao, buongiorno, piacere.
ami Milano perché sei di Milano e vuoi trasmettere anche un po' ai tuoi clienti questa tua passione. Assolutamente, io sono di Milano, di Corvetto, e mi piace trasmettere soprattutto ai turisti, ma anche non solo stranieri, e mi piace trasmettere la mia milanesità. Io adoro Milano e quindi quando abordo il cliente che vedo che è disponibile a scambiare due chiacchiere, sul tragitto che stiamo percorrendo, da dove è salito a dove deve scendere, e se lo desidera e se vedo che è interessato, gli spiego cosa incontriamo sul nostro tragitto. E senti, quindi ma gli qual spiego... è la tua zona preferita di Milano? Guarda, la zona preferita, chiaro, essendo nato in Corvetto, la zona sud la sento molto casa mia. Naturalmente lavoro spesso in centro, però quando non so, anche passo in via Gluck al 14, sapere che lì è nato Celentano, lo dice a un italiano, ma spesso anche uno straniero, vogliono fermarsi a fare la foto spesso. O se si passa, che ne so, davanti a San Vittore e gli si dice chi è passato a San Vittore negli ultimi 200 anni. E passare davanti a San Siro, che dico che Milano ha due cattedrali, uno è il Duomo e l'altra è San Siro, e non Stadio Meazzi, lo chiama ancora San Siro. E spesso i turisti la guardano volentieri perché è un monumento, è spettacolare. E comunque, insomma, Milano ha tantissime cose da vedere. Le cose belle di Milano sono i cortili che una volta all'anno vengono aperti, le chiese, perché per esempio passare davanti a Sant'Ambrogio, chi capisce un po' d'arte, il cliente subito ti capisce che è un romanico, è un esempio straordinario di quel tipo di arte. Insomma, Milano ha tantissime sfaccettature. Certo, non è Roma e non è Firenze che è rinascimentale, Milano è risorgimentale. E basta andare in piazza 5 giornate e sulla sinistra, guardando Corso di Porta Vittoria, sulla sinistra c'è una casa che ho scoperto che era, durante le 5 giornate, una caserma di cavalleria. Ci sono tantissime cose da vedere a Milano che purtroppo tanti non conoscono e quindi nel mio piccolo cerco di illustrarvele. Quindi dalla Milano storica agli aneddoti, a quello che è successo all'interno del segreto dei cortili, è questo che si fa in un giro in taxi con te? Assolutamente, purtroppo i cortili quasi tutti sono privati e quindi non è facile visitarli, e lì sono autentici, ci sono ancora, troviamo i vecchi milanesi nati lì, quindi gente degli anni 30, che comunque tutto sommato si sono integrati, si stanno integrando con i nuovi arrivi, che di fatto, secondo mio parere, è stata solamente una sostituzione. Si sono avvicendati delle persone che prima erano i nostri migranti dal sud, che venivano a lavorare al nord, Milano, Torino, tutte le città industriali, e adesso sono arrivati gli extracomunitari che hanno sostituito negli anni, chiaro, con abitudini diverse, religioni diverse, ma io credo che piano piano, magari non tutti, ma l'integrazione piano piano in questi quartieri sta avvenendo. Graziella, questa settimana sono arrivate un profluvio di domande per il nostro avvocato Venghi. Ricordatevi di scrivere, tutte le settimane lui risponde alla mail legale@italiacheproduce.eu. Facevo così, ecco, vedete che è arrivata. legale@italiacheproduce.eu. Incomincio a leggervi una delle domande. Allora, sì, sono una giovane acconciatrice della provincia di Bergamo. Sarei interessata a proporre l'affitto di poltrona alla titolare del negozio in cui lavoro per rendermi autonoma. Volevo chiedere come funziona e quali rischi si corrono, avvocato? Sì, allora, l'affitto di poltrone è un istituto che permette a chi ha la partita IVA, chi lavora, chi è già abilitato, di utilizzare uno spazio all'interno di un altro negozio, quindi di un'altra azienda di acconciature o di estetista, per la propria attività. È necessario fare un contratto con la titolare, quindi naturalmente bisogna andare d'accordo e regolamentare l'utilizzo della poltrona. Sarà una mini azienda autonoma all'interno dell'azienda principale. Tutto regolamentato, è previsto, e anche l'Agenzia delle Entrate ha dato l'ok a questa tipologia di contratti. Quindi per i giovani che hanno già il titolo di acconciatore o di estetisti è un'opportunità importante. Ma perché la nostra telespettatrice ci chiede quali rischi si corrono? I rischi sono quelli delle responsabilità e delle corresponsabilità o quelle
di non riuscire poi ad andare bene come attività, cioè i rischi imprenditoriali classici che sono però limitati rispetto all'apertura di un negozio ex novo che ha più rischi da quel punto di vista anche economico e rischi di responsabilità perché nel momento in cui si dovesse causare un danno ad un cliente c'è il problema di imputare quella responsabilità alla titolare del negozio principale o alla titolare dell'affitto di poltrona o al caso di danno diciamo da caduta o da quello che può succedere all'interno del negozio, okay, c'è un problema però, di responsabilità. Diciamo, piccoli rischi, sì, tutto sommato sì, nulla contenuti. Di particolare, no, assolutamente. Bene, sì, avvocato, sì. Adesso le leggo io un'altra domanda dei nostri sì. telespettatori. Sono titolare di un'attività di produzione di alimenti e bevande e di somministrazione. Mi hanno riferito di un nuovo adempimento, l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici. Volevo saperne di più, di che si tratta? Sì, allora, su questo ho reperito la circolare, che è una circolare dell'Agenzia delle Dogane del 20 settembre 2019, che precisa che appunto i titolari di attività di vendita, di produzione di alimenti e somministrazione, cioè che vendono gli alcolici, hanno l'obbligo di denuncia all'Agenzia delle Dogane degli alcolici, ma questo obbligo retrodata al 29 agosto 2017, quindi attenzione, chi ha questa attività di vendita ed è partito diciamo con l'attività dopo il 2017, non aveva l'obbligo, oggi questo obbligo viene reintrodotto, quindi ha la necessità di produrre questa denuncia fiscale tramite il SUAP del Comune o direttamente tramite l'Agenzia delle Dogane. È tutto specificato sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Perfetto, ultima domanda, avvocato, arriva da Pavia. Mi chiamo Ester e faccio l'estetista. A che punto siamo sui controlli per le attività abusive non in regola? Avete qualche aggiornamento? Grazie. Qui mi sembra trapeli qualche preoccupazione. Sì, questo è il solito tema che purtroppo è dilagante nella nostra regione, cioè delle attività abusive di qualsiasi genere, ma in particolare sull'attività di benessere. Allora, qui abbiamo una serie di interventi regionali, circolari e protocolli d'intesa per fare i controlli e per spingere soprattutto le forze dell'ordine, le amministrazioni comunali ad intervenire. La palla sostanzialmente passa alle polizie locali dei singoli comuni che devono verificare in loco le attività regolari e le attività non regolari e quindi intervenire. Quindi diciamo poi è un problema di effettività sul singolo territorio della singola polizia locale e del singolo comune. Allora, a proposito di Polizia Locale Forze dell'Ordine, Graziella, sono andata ad ascoltare un convegno che si chiama Più Sicuri Insieme, che è stato proposto da Confartigianato a tutela dei cittadini, ma soprattutto di fasce più deboli, come possono essere gli anziani, e appunto creato in accordo con la Prefettura, con le Forze dell'Ordine, per dare dei consigli utili per mettersi un po' al riparo dalle truffe. Ecco il servizio. È approdata a Monza la campagna nazionale Più Sicuri Insieme, con un convegno organizzato da APA Confartigianato, ANAP, di concerto con la Prefettura di Monza e della Brianza. L'iniziativa ha voluto fornire ai cittadini, con una particolare attenzione agli anziani, informazioni utili e accorgimenti concreti sui rischi che si corrono in tema di sicurezza. Siamo con Sua Eccellenza il Prefetto di Monza e Brianza, la dottoressa Patrizia Palmisani. Dottoressa, è qui oggi un'occasione importante del suo mandato appena iniziato su questo territorio. Quali sono i valori che esprime questo convegno? La mia presenza qui è perché volevo sottolineare l'importanza di questa giornata. È una giornata voluta fortemente dal Ministero dell'Interno e dalla Confartigianato, perché qui trattiamo un tema particolarmente delicato che è quello delle truffe e in particolare delle truffe agli anziani. Ecco, noi riteniamo che sia necessaria una grande attenzione da parte di tutti per contrastare questo reato, un reato che è particolarmente odioso perché non solo comporta una diminuzione del patrimonio della vittima, ma che va a incidere direttamente sulla stima di se stessi. Perché è un reato che porta poi come conseguenza una grande disistima verso se stessi. E soprattutto è particolarmente odioso, dicevo, perché si rivolge verso una platea che è molto delicata, una platea che è molto sensibile, che è molto fragile, che è quella degli anziani, che noi siamo chiamati a tutelare con una particolare attenzione. Quindi per questo l'attenzione nostra delle forze dell'ordine è molto elevata sul tema. Ci saranno e ci sono state anche una serie di iniziative perché
è importante che le persone, in particolare le persone anziane, siano dotate di tutti gli strumenti necessari per poter contrastare questo tipo di reato. Quindi essere vittima di questo reato, ripeto, è qualcosa di particolarmente odioso. Quindi le forze dell'ordine sono impegnate, lo sono state e lo saranno ancora, impegnate sul territorio per individuare tutti quei canali di comunicazione che riescono ad arrivare alle persone, soprattutto alle persone anziane, ma in maniera più capillare possibile. Esatto, quindi questo convegno vuole anche essere il modo di far conoscere agli anziani, in questo caso sono ex imprenditori, ma alla popolazione, la vicinanza delle forze dell'ordine. Certamente, questo è un messaggio importante, perché quello che deve essere compreso da tutti è che in qualunque momento le forze dell'ordine sono a disposizione, per cui nel momento stesso in cui si ha una visita a casa di qualcuno che può risultare, diciamo, in qualche modo sospetto, noi invitiamo tutti a chiamare le forze dell'ordine, quindi a non crearsi problemi, a non avere timore, a non avere anche vergogna, perché spesso la persona anziana ha anche vergogna di dire quello che le è successo, quello a cui è andato incontro, e questa è una cosa che noi dobbiamo combattere tutti, perché ripeto, è qualcosa che dà veramente fastidio, è un reato che provoca disagio in chi lo subisce. E questo appunto è un messaggio che noi vogliamo trasmettere. Le forze dell'ordine sono vicine a tutte le persone, in particolare coloro che rappresentano una categoria fragile, quale gli anziani. E dagli anziani passiamo ai giovani con il sito Job Talent Confartigianato, che anche questa settimana propone dei posti di lavoro che devono essere colmati urgentemente con Quindi competenze particolari. Quindi mi raccomando, andate a vedere, perché troverete sicuramente qualcosa per voi. Esatto, noi torniamo dopo la pubblicità, a dopo. E allora adesso vi portiamo a vedere come lavorano gli esperti di innovazione industriale, perché andiamo a vedere ESA Automation, che si occupa di soluzioni per l'industria 4.0. Vediamo. L'azienda è nata nel 1985, come al solito con dei bravi ragazzi che volevano, diciamo, fare un qualcosa da soli per poter così creare una piccola impresetta e tutto il resto, quindi partendo dal 75 facendo apparecchiature elettriche, che ai tempi erano ben diverse di adesso, perché erano esclusivamente cose elettromeccaniche, e così ci siamo sempre più specializzati negli anni fino a diventare comunque nei leader di mercato per quanto riguarda le interfacce uomo-macchina. Quindi cosa significa? Significa fare software molto potenti, interfacce che servono per la produzione, per aiutare, per automatizzare le macchine in modo tale che diventa sempre più veloce e meno complesso produrre, fare dei lotti di produzione. Seguendo tutte queste nuove tecnologie siamo arrivati ad avere un'impresa che in Italia occupa un po' di più di 100 persone su 4 siti, la testa è qui a Mariano Comense, e poi all'estero abbiamo creato delle filiali per supporto tecnico, per la parte commerciale. Lavorate per l'innovazione e la digitalizzazione dei processi, come giudicate il provvedimento dell'impresa 4.0 a questo riguardo? La parte dell'impresa 4.0 è questo nuovo concetto che sta cambiando completamente il concetto di fabbrica, dei processi e di produzione. Quindi è un paradigma che assolutamente sta cambiando completamente il mondo per migliorare logicamente le condizioni di lavoro, la produttività, la competitività e speriamo anche nello sviluppo economico delle nostre imprese. Non si può fare a meno dell'impresa 4.0, perché se rimane fuori a questo nuovo concetto di fabbrica è solo questione di anni, dopodiché molto probabilmente non si avrà più la possibilità di produrre. Cosa vuol dire? Vuol dire avere la fabbrica molto flessibile, quindi vuol dire avere le macchine tutte interconnesse, avere dei software molto potenti di analisi,
avere una velocità di prototipazione altissimo, vuol dire comunque il settaggio della macchina molto più veloce, l'intelligenza viene distribuita a livello di fabbrica, a livello proprio di produzione, che viene integrata anche con la robotica, è una cosa importantissima, è una sfida che tutti devono diciamo fare, approcciare, vincere, perché non è un'opzione che dico io la posso prendere o non la posso prendere, o ti adegui o sparisci, questo è il concetto. Senta avvocato, ma passiamo dal 4.0, dall'innovazione dal domani all'oggi e al fatto che abbiamo mangiato e bevuto alla grande in questa puntata. Come potremo continuare questa nostra meravigliosa esperienza anche nel weekend? Allora, per chi non ha potuto assaggiare i prodotti che c'erano stasera in trasmissione, le stesse aziende, cioè la Piadina di Raffaele Catalano, il Gorgonzola di Arioli e tante altre imprese dello stesso avvocato, genere. Avvocato, si vede che ha bevuto, mi si impappina con una certa facilità. Saranno presenti domenica a Rosate nell'ambito di questa manifestazione molto importante. Una rassegna enogastronomica, si chiama Colori e Sapori di Rosate, e ci saranno tutte una serie di aziende del territorio che hanno i loro prodotti enogastronomici di eccellenza e di qualità, per cui invito tutti a partecipare domenica a Rosate a questa importante manifestazione. Lei ci sarà, avvocato? Io ci sarò, esattamente. Non avevamo dubbi, avvocato. Allora, vi invitiamo tutti appunto a partecipare e nel frattempo noi andiamo anche a riposarci un po', prendendo un taxi perché abbiamo bevuto tutti quanti, sì, vero Graziella? Meglio. Buonanotte, allora. Buonanotte tutti, ci vediamo a tutti. Venerdì. Ciao!